Presentata all'ente provinciale del turismo di Caserta la seconda edizione di Maestri in Fiera, in programma dal 5 all'8 e dal 12 al 14 dicembre negli spazi della A1 Expo di Pastorano. Ad accogliere organizzatori e operatori il commissario straordinario dell'EPT Lucia Ranucci. Sono tanti i motivi che rendono questa manifestazione importante, e dal punto di vista delle eccellenze che vengono tirate fuori da queste manifestazioni, ma soprattutto perché in un momento così difficile di una crisi economica queste sono quelle manifestazioni che sui nostri territori riescono a dare dei risultati e a dare delle speranze ai giovani. E poi penso che l'organizzazione di questa fiera importante ha tirato fuori le vere sinergie tra le istituzioni e tra le imprese e l'imprenditoria. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per ufficializzare il protocollo d'intesa ratificato con la Facoltà di Architettura della SUN, con l'obiettivo di promuovere concretamente la filiera Università-Scuola-Aziende, come spiega Sabina Martusciello, docente di rilievo urbano e ambientale della Seconda Università di Napoli. Il protocollo ha un obiettivo, ovvero sostenere anche questa attività di un master internazionale interuniversitario che abbiamo strutturato sull'alimentazione, intesa diciamo in un'accezione molto ampia che va, come noi diciamo, dal cucchiaio alla città, ma vuole essere soprattutto un momento nel quale noi diamo evidenza ad una filiera che dal nostro dipartimento portiamo avanti da più tempo. La filiera è Università, Scuole e Aziende. Con questo protocollo d'intesa ci sarà proprio questo sostegno che A1 Expo darà al Master, finanziando una borsa di studio. Questo è molto importante, noi vogliamo fare in modo che in questa terra, che è una terra meravigliosa, che è Campania Felix, che non è terra dei fuochi ma è terra di lavoro, ci sia il sostegno delle aziende e soprattutto di questo territorio. Il grande successo ottenuto dalla passata edizione, che ha registrato circa 60.000 visitatori, ha portato Maestri in Fiera nell'elenco 2015 delle fiere nazionali. E quest'anno ci sono due grandi novità. Sentiamo il presidente del Polo, Antimo Caturano. È stato fondamentale per noi il grosso successo ottenuto l'anno scorso. Questo successo registrato sia in termini di visitatori che in termini di aziende che hanno aderito ci ha portato ad essere iscritti per il 2015 nell'elenco delle fiere nazionali che si tengono in Italia. Questo risultato per noi è importantissimo perché da una parte ci soddisfa per il buon lavoro svolto. Quest'anno abbiamo fondamentalmente voluto caratterizzare la manifestazione in saloni, creando all'interno del Maestri in Fiera due saloni, uno per la sposa e l'altro per il cake design. Torte in Fiera, salone dedicato al cake design, è realizzato con la direzione artistica di Teresa Insero, una delle più famose e apprezzate decoratrici della pasticceria creativa. Torte in Fiera vuole essere un evento per sia gli specialisti del settore, cioè decoratori di pasticceria professionale, ma anche per le persone che si stanno avvicinando da poco. Infatti ci sarà uno spazio dedicato a Cake for You, dove le persone che si sono avvicinate da poco possono chiedere informazioni per aprire un'attività o comunque anche per avere delle info utili per corsi e quant'altro. Alla presentazione ha portato il suo saluto anche Giuseppe D'Amore, presidente di Casa Artigiani Caserta. Abbiamo organizzato uno stand dove proponiamo una serie di attività tipiche dell'artigianato, dal settore estetica, acconciatura, sartoria, probabilmente produzione di liuterie ed altro, quindi daremo ampia diffusione all'artigianato tipico tradizionale nell'ambito proprio della formazione e dell'innovazione.